Quando una persona ama scrivere e quindi ama anche ogni tanto stare, diciamo così, un po' da solo, questi sono posti che ti portano un casino a pensare ciò che devi scrivere, perché la mente è molto libera, perché non hai rumori diversi, tipo la televisione, tipo il vociare delle persone. È vero che tante persone riescano a scrivere anche in mezzo al casino, io non sono uno di quelli. Io preferisco il silenzio, preferisco magari il rumore degli elementi, quello che sia il mare, quello che sia la montagna, il vento, e di come questo ritmo sempre ciuff ciuff di questo canale che passa sotto lo scoglio e ti dà questo senso un po' di distacco da quello che è la riva, no? Perché questo scoglio qua, se ci passa dietro l'acqua, vuol dire che è attaccato solo praticamente nel basamento. E ti fa capire a volte quanto può essere sottile la differenza tra l'essere attaccato al seno materno e distaccato dal seno materno. Soprattutto poi in questi ambienti qua dove la natura è ancora abbastanza libera, dove ormai noi nella nostra vita sociale liberi non lo siamo più. Quindi cerchiamo naturalmente per chi ha conosciuto magari la libertà, non dico solo persone come me, ma per chi comunque ha viaggiato, per chi ha viaggiato anche a volte solo con la mente, no? Però avendo tanta fantasia le persone riescono a crearsi un mondo che a volte li aiuta un po'. Mi distacca da tutto questo casino che c'è effettivamente intorno. Senza accorgersi, adesso noi ci votiamo totalmente all'autodistruzione, ma è una cosa che abbiamo nel DNA. Cioè noi non ci dobbiamo adesso spaventare se le cose cambiano, perché non abbiamo inventato nulla, questa è una ruota. È una ruota che gira. Da sempre. Cioè parliamo di inquinamento, ma ci rendiamo conto quanto inquiniamo? Non lo so se inquiniamo più di 20.000 anni fa, di 10.000 anni fa, non so, ai tempi dei romani, quando avevano quelle fonderie a cielo aperto, disseminate in ogni parte comunque del globo. Non voglio dire che adesso siamo dei santi, però secondo me stiamo cercando di salvare il salvabile, ma senza renderci conto che tanto comunque ci estingueremo. È una cosa che la natura ha già fatto con altri esseri, quindi secondo me l'unica cosa che possiamo fare è vivere bene questi momenti, cioè goderci tutti gli attimi di che non so cosa c'è lassù oltre. Ora si parla di Dio, si parla di Buddha, si parla di tantissime cose. Io credo che ci sia un'entità, un qualcosa che ha determinato tutto questo. Non credo che siamo nati così perché c'è stata un'evoluzione. Ci siamo e basta. Ci siamo trasformati, indubbio, però queste emozioni che sentiamo non possiamo essere solo chimica, non possiamo essere solo fisica, c'è qualcosa di diverso. C'è il sesso, la passione, l'amore. Esseri umani e esseri animali che lo fanno in modo diverso, però c'è qualcosa che ci permette di apprezzare, no? Anche la morte, comunque, quando arriva, non piace a nessuno, però comunque fa parte della nostra vita, nasciamo per poi morire. Io credo che in questo lasso di tempo dobbiamo imparare a godere questi momenti, dobbiamo imparare a viverci. Non so, dobbiamo imparare ad amare un po' di più noi stessi. È vero che è importante fare le cose per gli altri, però forse bisognerebbe ognuno di noi fare qualcosa e farlo bene. Io nella vita ho fatto tantissime cazzate perché poi iniziavo mille cose e non ne finivo una. È vero, ho imparato tantissimo, ho viaggiato tantissimo, ma forse magari non ho mai fatto un qualcosa di veramente determinante. Però non è che io devo essere ricordato, l'importante è che mi ricordo da solo. Non voglio dire che devo essere importante per me, ma magari vorrei, senza fare, trasmettere qualcosa. Cioè trasmettere le mie emozioni, i miei sentimenti, le mie storie. Anche questo momento qua, sopra uno scoglio, perché no? Perché non trasmetterlo? Anche perché poi fondamentalmente noi a volte pensiamo all'età che abbiamo, che stiamo invecchiando, vorremmo fare questo, vorremmo fare quello. E ad esempio in questo frangente di questo secolo qua, di questo nuovo
inizio, non ci rendiamo conto che non aiutiamo assolutamente, quelli della mia età perlomeno, non aiutiamo assolutamente i giovani. Perché i giovani comunque sono quelli che ci porteranno avanti. Ma noi di questo non ce ne rendiamo conto. Non ce ne rendiamo conto perché siamo cambiati, vogliamo essere rampanti, vogliamo andare a ballare che non dobbiamo farlo. Perché uno deve andare a ballare a 50 anni, a 40 anni? Che vada a ballare con quelli della sua età, non in quei posti dove ci sono i giovani. I giovani hanno bisogno dei giovani, non di noi. Noi dobbiamo invece cercare di aiutarli a capire cosa vogliono loro dal futuro, per migliorarci, per migliorarsi. È che a volte vogliamo scimmiotarli, dovrebbero essere loro che scimmiotano noi per diventare grandi, non noi per diventare giovani. È che purtroppo i mass media, la televisione, il progresso ci portano a fare cose che i nostri vecchi non facevano, cioè mio padre e mia madre non si è mai messa i tacchi per superare la bellezza, non so, di mia cugina, perché sono età diverse, ogni momento ha la sua età. Invece adesso vediamo queste donne che nonostante abbiano 40-50 anni, cioè vogliono competere con le loro figlie, come gli uomini con i loro figli, magari perché nella vita non hanno ottenuto quello che volevano e vorrebbero che il loro figlio facesse quello che non hanno fatto loro. Sono cazzate queste. Ognuno deve prendere la propria strada, ognuno deve avere l'età che ha. E forse questo mondo potrebbe migliorare se noi ragionassimo così. Guardate i vecchi, non li sfruttiamo, ma non perché bisogna sfruttarli per forza, tanto hanno quasi un piede nella fossa, ma tutto il loro sapere dove va a finire? Dove va a finire tutte quelle cose stupende che loro hanno imparato e che vorrebbero trasmetterci, e magari lo Stato, il governo, comunque il momento non ci permette. È l'ora di svoltare pagina, di fare quel famoso giro di boa. Perché se non lo facciamo ci estinguiamo ancora prima. Quindi cerchiamo di aiutare questi giovani a imparare, a trovare se stessi. E forse questo mondo migliorerà e rimarrà quello che si vede nel filmato. Libertà assoluta di poter pensare.